città degli apostoli ritrovata in Israele. Il ritrovamento della città degli apostoli è tutto merito degli archeologi israeliani guidati da Mordecai Aviam, dell'Università israeliana di Kinnere, che dopo anni di ricerche hanno finalmente individuato l'antico sito. Si tratta del villaggio che avrebbe dato i natali agli apostoli Pietro, Andrea e Filippo, parliamo dell'antica città di Iulias, così denominata in onore della figlia dell'imperatore Augusto per volontà di Filippo Erode, il monarca che volle fondare la suddetta città nell'IV secolo d.C., trasformando quindi l'antico villaggio di pescatori di Betsaida. Notizie, queste, riportate dallo storico ebreo Josephus Flavius, che parla di Iulias anche come lo scenario di una rivolta contro i romani del 67 d.C., che comportò un enorme spargimento di sangue e si concluse con la distruzione del Tempio di Gerusalemme. Fin qui le fonti, poi le ipotesi. Probabilmente distrutta e sommersa quindi dal fango e dai detriti del fiume Giordano, fu ricostruita in epoca bizantina. Infatti i reperti rinvenuti, datati tra l'I e il III secolo, si trovano a circa 2 metri di profondità, proprio al di sotto di uno strato di epoca bizantina, V secolo. Inoltre di questa stessa epoca sarebbe stata individuata una basilica bizantina, edificata nel III o IV secolo. Ciò che farebbe pensare al ritrovamento della città degli apostoli è l'individuazione di un complesso di bagni, il che lascia facilmente intuire che in quel luogo sorgesse una vera e propria polis romana. Rinvenuti anche frammenti di mosaico e una moneta d'argento risalente all'epoca di Nerone. Finora gli scavi erano stati condotti a una profondità minore, in virtù della convinzione che il mare di Galilea si trovasse a 209 metri sotto il livello del mare, all'epoca di Gesù, mentre i reperti sono stati rinvenuti a una profondità di 212 metri sotto il livello del mare. Una scoperta, dunque, che segnerebbe una svolta fondamentale nello studio del cristianesimo.